un'azione ingiustificabile ed intollerabile, quella compiuta ai danni di un giovane esemplare di Caretta Caretta, rinvenuto questo pomeriggio a distanza di pochi giorni dal ritrovamento della tartaruga Francesca lungo il litorale di Marina di Ginosa, spiaggiato, quasi in cerca d'aiuto. L'animale in vita è stato trovato da alcuni passanti in condizioni drammatiche, brutalizzato da ignoti che in modo disumano lo hanno reso cieco, ferendolo ad entrambi gli occhi con alcune mazze. Immediata la segnalazione all'autorità di Marina di Ginosa. Sul posto sono intervenute le viginesse Bonora e Tarantini insieme all'assessore alla qualità dell'ambiente Galante. La tartaruga è stata recuperata e trasportata temporaneamente presso il locale comando di polizia municipale in attesa dell'arrivo dei volontari dell'oasi WWF di Policoro, giunti poco dopo sul posto. Lo scempio compiuto sul corpo della povera tartaruga, che misurava un carapace di circa 60 cm, può indicare diverse ipotesi dell'accaduto, tutte riconducibili alla crudeltà dell'uomo. I volontari sono poi immediatamente partiti alla volta dell'ospedale veterinario di Bari. In quali condizioni è l'esemplare? In condizioni critiche, si può dire, non sappiamo. Cosa si può fare? La prima cosa è l'intervento, però quello che deciderà il veterinario cosa fare. Molto probabilmente rimarrà in acquario da voi? Inizialmente andrà all'ospedale veterinario di Bari, in cura dalla clinica e poi dottor Miccolis, sono già intervenuti. Un episodio che oggi ha visto contrapposti gente senza scrupoli e riguardosi nei confronti della vita e coloro che quotidianamente si prodigano per difenderla. Riprenditi presto.